ringrazio per la vostra presenza, siamo onorati di avervi qui quest'oggi e i nostri ragazzi sono contenti e hanno preparato delle domande per voi. Vorrei salutarvi da parte loro, ma anche da parte del dirigente, che quest'oggi non c'è, però mi ha chiesto di leggere alcune righe di saluto perché ci tenevano in particolare a salutarvi. Quindi faccio la lettrice. Buongiorno a tutti. Premesso che sono molto dispiaciuto per non essere presente personalmente all'incontro, porgo il mio benvenuto e il mio più sentito ringraziamento agli atleti paralimpici che hanno dato la loro disponibilità ad incontrare gli studenti del mio istituto. Gli atleti che partecipano alle gare delle Paralimpiadi hanno già vinto, tutti, la loro medaglia nella vita di ogni giorno, con la forza della volontà, con il coraggio e la tenacia di superare le barriere fisiche. Essi sono un esempio al quale dobbiamo guardare con ammirazione e gratitudine. Essi ci trasmettono la gioia di vivere. Abbiamo assistito recentemente e assistiamo quotidianamente al successo crescente di questa grande esperienza sportiva e umana che sono le Paralimpiadi. Il numero di atleti cresce di edizione in edizione. La popolarità presso il grande pubblico sta raggiungendo livelli e risultati mai conseguiti prima. Lo spirito paralimpico è diventato un importante riferimento educativo per i giovani. Queste manifestazioni evidenziano un grande spirito di abnegazione dei partecipanti in costante sfida con loro stessi e la vita in generale. Un'occasione per tutti gli atleti di valorizzare la propria diversità e dimostrare che niente è impossibile. Uno spot di perseveranza ed unità di intenti. Sperando che questo incontro costituisca un'esperienza indimenticabile per tutti noi e che l'esempio di questi atleti sia un riferimento costante nelle nostre attività quotidiane, saluto con affetto gli atleti presenti, mi complimento con loro e li ringrazio ancora di cuore per averci voluto incontrare. Quindi, grazie. Grazie al Preside e devo dire che grazie a voi che avete accettato l'invito di essere qui all'interno della scuola. Come amministrazione crediamo molto nell'unione tra sport e scuola e ringrazio pubblicamente il Preside perché in questi anni siamo sempre riusciti a far entrare lo sport all'interno della scuola dando anche dei messaggi importanti a voi ragazzi. Ringrazio Silvia che rappresenta la Briantea, che diciamo sono due anni che sceglie Livigno e noi siamo molto onorati di essere presenti come amministrazione, come Livigno, ad accogliere questi raduni. So che abbiamo portato anche bene, visto che siete diventati campioni italiani. E quindi sicuramente l'impegno di Livigno ci sarà e ci sarà sempre e niente, quindi credo che loro rappresentino veramente il vero sport, sono l'esempio e spero che vi lascino qualcosa ragazzi perché lo sport dà dei valori e li troverete facendo sport ma li troverete anche nella vita e quindi sono sicuro che sarà una giornata importante. Ora passo la parola a Romina, come assessore alla cultura, quindi si occupa di tutto quello che è scuola, che voleva dire due parole. Grazie. Buongiorno a tutti, proprio due parole perché non rubiamo altro tempo, la parte più interessante. L'unica cosa che mi premeva un po' sottolineare l'importanza un po' di credere di essere capaci di superare i propri limiti, per cui penso che possa essere un po' anche un esempio la presenza di questi atleti di riuscire a fare delle cose anche quando quella cosa ci sembra veramente impossibile, per cui se provate magari a pensare tutte le volte che vi viene da pensare no, non riesco, no, non ce la faccio, secondo me ecco, potete provare a fare uno sforzo per superare quei limiti e anche le cose che sembrano delle imprese impossibili possono diventare un pochino più realizzabili. Buona giornata a tutti e lascio la parola ai nostri atleti.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Silvia e quella che vedete qui è la Unipol Cybrian 34. Come diceva appunto Remo, loro sono i campioni d'Italia in carica di basket in carrozzina, il campionato italiano di massima serie, e per il secondo anno siamo qui a Livigno e per questo siamo veramente molto riconoscenti per una preparazione in alta quota. Sono qui appunto per un ritiro, per una rifinitura, settimana prossima, il 22, inizierà il campionato italiano e quindi siamo stati qui proprio per mettere a punto, per perfezionare la preparazione. Abbiamo trovato a Livigno, secondo me che siamo qui, un luogo davvero ideale per riuscire a fare sport al massimo livello, a livello di struttura, a livello di accoglienza, ospitalità. Veniamo qui non soltanto con loro, che sono degli atleti professionisti, ma siamo stati qui quest'estate e la scorsa estate anche con i bambini che prendono parte al Camilo Junior Camp, proprio perché si inizia da piccoli a crescere nella cultura dello sport come fate voi. Quella che vedete proiettata, insomma, che vedete nel video è la finale che assegnava l'oro ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro, che ci sono svolti il mese scorso, a settembre, e è la finale tra Spagna e Stati Uniti. E qui oggi abbiamo due giocatori che hanno rappresentato gli Stati Uniti e la Spagna e che quindi rispettivamente sono medaglia d'oro e medaglia d'argento a questi giochi di Rio de Janeiro. Parto col presentare loro perché appunto questo video e quello che state vedendo è proprio il massimo livello a cui il basket di carrozzina è arrivato a Rio de Janeiro. E loro sono Brian Bell, medaglia d'oro per gli Stati Uniti. E lo vedete adesso inquadrato, Jordi Ruiz, nazionale spagnola, medaglia d'argento. Sono appunto due degli elementi di una squadra che è formata da campioni, insomma, giocatori di primissimo piano, non per caso, insomma, dovranno difendere il tricolore, e quindi vorrei presentarli tutti in modo tale che poi possiate fare le domande a ciascuno di loro. E parto con lo staff che segue questa squadra, uno staff che oggi qui è ridotto rispetto alla sua composizione normale, ma l'allenatore della Unipol Cybrian 34, Marco Bernia. Il meccanico, perché una squadra di basket in carrozzina è esattamente come può essere una squadra di ciclismo, ha bisogno di persone dedicate proprio alla manutenzione del mezzo di trasporto che è la carrozzina da gioco. Claudio Possamai. La terapista che si occupa della condizione, insomma, fisica dei nostri giocatori, Angela Milea. Adesso vi presento in ordine appunto di tavolata questi giocatori, e sono, a partire dalla vostra sinistra, Italo Argentino, Adolfo Berdun, fa parte della nazionale argentina. Un azzurro della nazionale italiana, uno dei tanti che compongono la nostra squadra, Francesco Santorelli. Al suo fianco un altro componente della nazionale italiana, Ahmed Raorali. Una giovane che fa parte della nazionale femminile anche dell'Under 22, Laura Morato. Lui è una rete di interesse nazionale, giovane, è Davide Schiera. Jordi Ruiz, l'avete appena salutato, visto, al suo fianco un altro atleta della nazionale italiana, Giulio Papi. Oh,
Brian Bell, Stati Uniti, e ultimo della nazionale italiana, Filippo Carossino. Credo che la parte, diciamo, più interessante siano le vostre domande, perché almeno potete togliervi la curiosità di sapere, insomma, aspetti della loro vita, della loro carriera, e quello che appunto più vi interessa. Quello che da parte nostra teniamo a sottolineare è che l'obiettivo di questa mattinata è quello di, diciamo, di farvi uscire da quest'aula convinti che uno sportivo, chi fa sport è uno sportivo senza distinzioni, insomma, uno sportivo punto e basta, tutto il resto è secondario. Quindi ci piace puntare molto sul fatto che di fronte a voi avete degli atleti, e chiaramente ognuno di loro ha una storia differente, ma così come ce l'ha ciascuno nella propria vita, percorsi differenti che però chiaramente vissuti con un obiettivo chiaro come lo hanno loro porta ad avere dei risultati. Quindi grazie ancora per averci qui, insomma, per averci voluto ospiti nella vostra scuola. Lasciamo la parola a voi e alle vostre domande. Quando avete scoperto la vostra passione per lo sport? Ciao a tutti, ma fin da piccolo, perché comunque bene o male, praticando un altro sport, io ho sempre giocato a pallanuoto, comunque ho riscoperto fin da subito la mia passione, la dedizione, la voglia di fare sport, e poi diciamo che con l'avvento del basket in carrozzina, comunque diventare un giocatore di basket in carrozzina è stato comunque importante, perché mi ha ancora fatto sentire, valorizzare ancora di più la passione per lo sport, e poi soprattutto capire quello che volevo fare nella mia vita, che nonostante magari ci fossero delle difficoltà, la mia passione, la mia voglia di fare sport non si sarebbe comunque fermata. Qual è stata la vostra più grande difficoltà? La più grande difficoltà? Probabilmente rispondere alle domande a un pubblico. No, beh, fatti gli scherzi. Le difficoltà non sono più che altro momenti, mantenere la perseveranza ogni giorno e appunto superare le fatiche di ogni giorno, gli allenamenti, la stanchezza, per raggiungere poi gli obiettivi, e le gioie arriveranno sempre. Dove trovate la forza che vi spinge a non arrendervi? Beh, una bella domanda questa, sinceramente la forza la troviamo, io sinceramente la trovo dentro me stesso, e quindi mi pongo sempre degli obiettivi e cerco di raggiungerli, anche se a volte sono difficili, o comunque anche se la strada è in salita bisogna sempre dare il massimo, questo è quello che penso io, quindi ecco. Sono Alex. Qual è stato il vostro primo obiettivo e ne siete usciti soddisfatti? Il primo obiettivo, diciamo che per ogni giocatore il primo obiettivo è andare a giocare con la nazionale, che è la cosa che ti fa più onore secondo me, per ogni giocatore. E giocare con le selezioni internazionali fa tanto onore. A me il basket mi è piaciuto sempre, quindi dopo l'incidente che facevo calcio ho cominciato a vedere questo sport sempre più bello, quindi basta solamente giocarlo. Giocarlo mi ha fatto sempre allenare e continuare a farlo. È quello che mi ha spinto, la voglia di poter vincere, raggiungere obiettivi, arrivare alla mia nazionale, sono cose molto belle che solo quelli che fanno sport riescono a avere. No? Allora, anch'io quando ero piccolo ho avuto un incidente a 6 anni
iniziato, diciamo che questo sport per, è stata una casualità. Anch'io prima facevo sport e giocavo a calcio. Poi mi hanno invitato a vedere una partita di basket in carrozzina e da lì, diciamo che ho iniziato da lì, da quando avevo 13 anni. E sono più di 10 anni. E diciamo che la prima partita è stata una cosa molto bella per me, perché era una cosa nuova. E visto che comunque in carrozzina tanti anni fa comunque c'erano gli sport, ma comunque non erano come oggi, diciamo che c'era tanta pubblicità che si vedeva in giro. E da lì ho iniziato e diciamo che continuerò a fare ancora questo sport. Anch'io praticavo prima il calcio e dopo le CDG ho continuato a provare sempre col calcio finché ho visto una squadra di basket in carrozzina e poi sono vicino a poi al basket come un gatto curioso e poi la sera provavo a tirare e provare a fare di tutto finché sono riuscito a raggiungere l'obiettivo fino a arrivare con il primo quinto di squadra e poi fino con la nazionale. Cominciato per caso dopo 4 anni per fare un favore a un'amica e poi da lì è stata la passione. Per fortuna ho cominciato perché mi ha aiutato a ricominciare a vivere. Io mi sono avvicinato al basket da, appunto, da Canturino, sempre l'ho un po' seguito, diciamo, conoscevo la squadra, mi sono approcciato e da lì, conseguenza. Ciao a tutti. Io ho iniziato perché ho fatto l'incidente. Io sono di Barcellona, all'ospedale, dove ero ricoverato. C'era la squadra del Barcellona, di pallacanestro in carrozzina. E allora ho visto che era uno sport di squadra molto simile. Io facevo calcio, quindi ho provato e ho detto, si assomiglia tanto, so che... c'è lo spogliatoio con i ragazzi, poi giocando quasi la palla, tutto, e ero più simile a quello che praticavo prima. Io ho sempre fatto sport, da piccolo giocavo a basket e a pallavolo, poi ho avuto la malattia a 16 anni e un giorno ho visto che esisteva questo sport, perché prima io non conoscevo proprio gli sport paralimpici, infatti oggi siamo qui proprio anche per questo, pure per darvi a voi queste nozioni. Quindi niente, io ho iniziato a Roma perché sono di lì e da lì ho cominciato a giocare da 3 anni e quindi sono veramente rinato. Quindi è stata una delle cose più belle della mia vita, sì. I started playing basketball when I was 13, so I've been playing football for 14, 15 years now. Why? I got injured due to a train. I was climbing a train and I fell and the train ran over my leg. I was playing American football and basketball before I got hurt. And I tried American football after I got hurt in middle school. Didn't work out, so then I got wheelchair basketball. Ha detto che ha iniziato a giocare a 13 anni, ha avuto un incidente a 9 perché praticamente
insomma, stava giocando sopra il tetto di un treno, ha avuto un incidente su una locomotiva, cioè su un treno, e già prima dell'incidente giocava a football americano e dopo ha provato ancora col football, ma poi la sua passione è stata il basket in carrozzina e ha scelto questo come sport. Beh, io come dicevo prima, comunque sono sempre stato un ragazzo sportivo, no? Diciamo prima fin da quando ero bambino. Poi ho avuto un incidente quando avevo 14 anni e diciamo che da lì la cosa che più mi premeva poi era quella, diciamo, la possibilità di poter tornare a fare sport, perché come dicevo prima era sempre stata una parte molto importante della mia vita. E allora io sono di Genova e una sera sono stato contattato da dei dirigenti della squadra di basket in carrozzina di Genova, mi avevano chiesto se ero interessato ad andare a provare questo sport e chiaramente subito diciamo che l'impatto non è stato molto positivo, perché comunque a me il basket fondamentalmente non è che mi sia mai piaciuto tanto, in più con la carrozzina diciamo che il primo impatto è stato molto forte. Poi però diciamo che mi sono fatto coraggio, mi sono dato una spinta, mi sono seduto e da lì poi mi si è aperto un mondo e poi quello che più mi interessava era quello che provavo io, quello che sentivo io nel fare questo sport e nelle emozioni che mi dava, che poi erano quelle che provavo esattamente anni prima facendo il mio sport, come dicevano prima anche tutti gli altri, comunque lo stare insieme con i ragazzi, la squadra, lo spogliatoio, condividere comunque sia una parte sportiva ma anche comunque una parte di vita che poi ti arricchisce sia come giocatore ma soprattutto come uomo. E poi da lì diciamo che è iniziata tutta questa avventura, ormai sono già 5-6 anni che gioco a basket. Io sono Alice e vorrei chiedere all'allenatore come allenare ogni giorno persone come loro e quali emozioni provi. Ciao a tutte, l'emozione. Allora, l'anno scorso era stato un campionato abbastanza duro, difficoltoso, però poi quando alla fine l'ultima partita arrivi a vincere il tricolore, penso che annulli tutti i problemi di un anno, fatiche, gioie, dolori, e ti si apre comunque una felicità perché hai raggiunto un grande obiettivo, no? Allenare loro penso che è fantastico, siamo qua con Filippo, tutti gli altri siamo un bel gruppo, ci divertiamo, anche ci sono momenti, come in tutta la vita, sono momenti anche di difficoltà, però penso che l'anno scorso bel campionato, quest'anno penso di avere, sono 25 anni che alleno, penso di avere una delle squadre più forti che io non abbia mai visto. Sicuramente sarà un campionato, abbiamo tantissimi obiettivi, di cui la società ci chiede campionato, la Coppa Italia, Eurolega, Supercoppa, abbiamo tantissime cose dove saremo straimpegnati. Con questa squadra potremo fare tanto. Sicuramente ci porterà bene il Livigno, visto che l'anno scorso ci ha portato bene, e quindi ringraziamo ancora tutta l'amministrazione comunale. E comunque chiudere è divertente, perché ti diverti, ridi, giochi, scherzi, si lavora, si fatica, però comunque quando raggiunge l'obiettivo è comunque un divertimento. Grazie a tutti. Il momento più difficile io l'ho affrontato molto bene grazie alla mia famiglia. Quando avevo 13 anni non ho avuto un incidente, è stato difficile di un giorno all'altro non poter correre, saltare, andare in giro dappertutto con i miei amici, no? Ma la mia famiglia è stata molto vicina a me, i miei amici sono stati molto importanti, grazie a loro ho continuato a vivere, ad andare avanti. Grazie a loro sono felice, no? Quindi la famiglia, gli amici è molto importante, o lo sono stato almeno per me. Ciao, io sono Alessia, volevo chiedermi come trovate la forza di andare avanti tutti i giorni. Ma guarda, questa è, diciamo, una domanda che
penso ci sia già stata fatta tante volte. Io penso che non ci sia una ricetta specifica, un qualcosa che tu possa fare. Io penso che quando ti trovi a vivere magari una determinata situazione oppure a subire un qualcosa che comunque ti cambia la vita, dentro comunque trovi in te e riscopri una forza che magari non pensavi di avere. E poi da lì è tutta, diciamo, è tutta una conseguenza, diciamo che si accetta quello che ti è successo e comunque, come diceva anche prima Adolfo, con l'aiuto delle persone care, con gli amici, la famiglia, si cerca di andare avanti, si cerca di non pensare a quello che non si può più fare, ma si cerca di pensare a quello che si può ancora fare, perché comunque, come diciamo sempre, come dico anche sempre, e penso che sia un po' così per tutti, che la vita comunque dà sempre una seconda possibilità, quindi sta a noi poi giocarcela e cercare di viverla al meglio. Quindi chiaro, i momenti magari no ci sono stati, i momenti no ci saranno ancora, però l'importante è rimboccarsi le maniche, pensare a quello che ancora abbiamo da vivere, a tutte le cose che potremo fare e di conseguenza vivere e andare avanti il più felice possibile. Chiedervi in che modo vi hanno sostenuto le vostre famiglie. Io ho avuto una malattia, ho avuto un tumore 6 anni fa, quando avevo 15 anni, quindi il rapporto della mia famiglia è stato molto importante per me, perché hanno cercato sempre di schermare ogni situazione cattiva, ogni notizia del medico magari non buona, o comunque affrontare la chemioterapia, quindi mi sono sempre stati molto vicini. Quindi io devo tutto alla mia famiglia, perché come ho detto è stata sempre accanto e quindi a me ha aiutato molto. Non so, tu la devo rispondere semantico. Sicuramente la famiglia ha un ruolo fondamentale nei momenti di un po' di crisi, perché sono quelli che non ti molleranno mai. Facciamo quasi tutti i giorni, facciamo il lunedì 2 ore la sera, martedì facciamo 4 ore, sono 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio, il mercoledì in teoria che è il giorno libero, ognuno si organizza con la palestra a livello di fitness, e facciamo 4 ore a giovedì e 4 ore a venerdì, quindi sono praticamente un lavoro che siamo fissi in palestra tutti i giorni per 4 ore al giorno, più la partita del sabato. Dipende la partita, ci sono partite e partite, no? Adesso sono tanti anni che gioco, quindi sono un po' abituato, ma nel primo momento l'emozione è sempre bella, no? Perché tu ti alleni tanto per poi andare il sabato a giocare, a divertirti, a fare quello che ti sei allenato tutta la settimana, quindi l'emozione è una bella emozione. Sinceramente mai, personalmente non ho mai pensato a una cosa del genere, forse perché ero bambino, comunque sono sempre con gli amici e mi divertivo con tutti gli altri, quindi non ho mai avuto nessun problema e non ho mai pensato a una cosa del genere. Per me penso anche gli altri, perché comunque la vita continua, ti cambiano alcune cose ma alla fine ti abitui e migliori in altro. Come vi siete sentiti i giorni della vostra prima gara? Sicuramente è una bella emozione, una bella sensazione, è stato comunque un qualcosa di nuovo, perché comunque mi affacciavo a un nuovo sport, un qualcosa che non avevo mai vissuto prima. C'era sicuramente tanta curiosità di vedere quello che sarebbe stato, quello che
che avrei potuto fare in questo sport, e come sempre, come cerco di fare tutte le volte, comunque mi siedo sulla carrozzina, che sia per un allenamento, che sia per una partita, di divertirmi, perché penso che il divertimento sia la base di tutto, e col divertimento poi si possono raggiungere tanti traguardi. Se manca quello, poi diciamo che comunque tutti i sacrifici che vanno fatti giorno per giorno, poi se comunque non riscontri un divertimento, un piacere nel fare quello che fai, non sono ripagati. Invece ti diverti, dai tutto te stesso, poi sicuramente sarai ripagato come giocatore e come persona, perché comunque quando c'è anche, penso, una storia dietro, comunque c'è un percorso, un trascorso alle spalle, penso che sia molto importante sia il profilo del giocatore, ma soprattutto il profilo anche della persona, che ha la possibilità di trasmettere, di dare qualcosa a determinate persone, cercando di far capire quello che realmente si prova in determinate situazioni, e soprattutto far vedere che comunque, nonostante quello che sia successo, ci si può divertire alla grande e soprattutto vincere, togliersi delle belle soddisfazioni con lo sport. Intendi tutte le Olimpiadi o una partita in concreto, la finale o... Tutte le Olimpiadi. Come diceva prima Golfo, no? Te arriva la partita e ti entra solo per la partita, ma per le Olimpiadi ci vuole molto più di allenamento di una settimana, no? Allora penso che pure Brian o tutti i miei compagni che sono qui, anche se non sono stati a Rio, sicuro che già si stanno allenando per le Olimpiadi di Tokyo, perché penso che ogni sportivo, sia con disabilità o senza, è il sogno della sua vita partecipare alle Olimpiadi, perché non si può raccontare qua, lo devi proprio vivere, perché ci sono tutti gli atleti al mondo, i migliori atleti al mondo, non è solo una questione di sport, è tutti gli sport insieme, una volta ogni 4 anni, quindi penso sia lo massimo per un atleta, ripeto, sia disabile o no, è il poter partecipare con il tuo paese. Vi sentite quando giocate? All'inizio personalmente sono nervosa, perché non sai mai come potrebbe andare, forse è una partita importante, ti senti comunque una certa responsabilità. Poi quando cominci a giocare vedi che comunque le cose le sai fare, che con la squadra c'è una certa sinergia, tutto viene da sé. Guarda, di solito comunque ognuno, comunque abbiamo diverse nazionalità, e quindi anche a livelli europei così comunque ci vediamo spesso, anche giocando in altre squadre, in altri camp, comunque più o meno diciamo che siamo quasi tutti amici, ovviamente non con tutti, però personalmente di faccia comunque ci vediamo, i giocatori quelli sono. Sì, siamo sempre felici con la nostra squadra e sempre abbiamo l'obiettivo di regalarla molti scudetto del Coppa e di tutto, e dobbiamo sempre dare il massimo in campo. My family is not with me in Italy right now for the first 2-3 months, so it's a little difficult right now for sure, being with my family and my kids and not seeing them. In Paralympics, especially missing them, focus on basketball for like a month, it's kind of hard. You kind of need to have some type of outlet or some type of distraction sometimes to kind of refocus. So our kind of family does that every now and then. But yeah, it's just, I miss them, so we just kind of have to balance and kind of figure out how to talk to them when you're not with them. Vabbè, vi dico giusto perché Brian ha una moglie e tre bambini, l'ultimo è nato
a fine agosto e quindi diceva che chiaramente non è facile stare lontano dalla famiglia. Durante le Paralimpiadi, durante Rio, chiaramente è stato un mese completamente concentrato sul gioco, su quello che era il suo obiettivo, che poi è stato raggiunto, di vincere l'oro. E adesso dice chiaro che è un lavoro di bilanciamento il fatto di riuscire a concentrarsi senza sentire troppo la mancanza, anche se appunto vede, sente la sua famiglia insomma, attraverso la tecnologia. Insomma. Non so se siete d'accordo, ma volevo chiedere a Jordi e a Brian se mostrano il loro tesoro. Perché credo che appunto sia bello poter vedere dal vivo una medaglia paralimpica. La particolarità di questa medaglia è che oltre ad avere un peso specifico fa anche un rumore. Contiene dentro dei granellini e sono diversi a seconda di ogni medaglia e questo è stato fatto per permettere alle persone non vedenti di capire il tipo di medaglia che chiaramente hanno in mano, quindi oltre al fatto che è scritta anche in braille, però anche il suono aiuta a comprendere il tipo di metallo e quindi vabbè, chiaramente poi chi di voi vorrà vederla dal vivo e fare una foto dopo le facciamo. Livigno, devo dire che sportivamente penso che sia uno dei paesi, delle città in cui si è stato, in cui è meglio organizzato. Fortunatamente sono stato qui anche con lo sci e ho sempre trovato impianti in ottime condizioni, tutto perfettamente organizzato e quindi devo dire che sì, Livigno ha tutto quello che serve per lo sport. Bene, vi ringrazio perché credo che sia stato davvero importante e se c'è qualche domanda ancora, c'è qualcuno che ha qualche domanda, eccoci qua. Da parte mia, come è stato il vostro rapporto con la scuola e con la disciplina? Penso che, volevo rispondere io, ma visto che Laura sta a studiare in università, penso che è una delle domande che deve rispondere. Io adesso riesco a conciliare, sono sempre riuscita a conciliare sia la scuola che il basket, comunque riesco ad avere buoni risultati. Anche Fabio è universitario, quindi io anche adesso faccio il terzo anno in tecnica ortopedica a Roma e ho finito le lezioni e quindi adesso mi mancano solo qualche esame e poi dovrò preparare la tesi di laurea. Io ho sempre cercato di studiare il giusto e indispensabile, non ho mai eccelso nello studio, però so che comunque quello che si crea a scuola, soprattutto nello studiare tutti i giorni, ma anche i rapporti che si creano all'interno della classe, sono veramente delle cose che ti serviranno in futuro. Poi noi abbiamo anche dati che studia. Ma la domanda è la scuola come il nostro percorso o quello che stiamo facendo ora? Studiavi? Come è stato il vostro rapporto con la scuola la prima volta, come insegnanti dell'ambito primario? Però è comunque un chiaro segnale che c'è stato un buon rapporto con la scuola. Sì, sì, chiaro. Io ho avuto appunto l'incidente quando ero alle superiori, quindi diciamo non ho mai avuto
interferenze in quello. Sono andato avanti e adesso anche io sto studiando, sono al terzo anno, ma diciamo studio scienze politiche e non ho mai riscontrato nessun tipo di percorso lineare. Bene, volevamo come amministrazione darvi un piccolo omaggio, proprio sul pensiero per ringraziarvi della giornata e vi abbiamo preparato due ceste di prodotti dietetici, formaggi e così tipici nostri e anche un cartellino di vino che chissà potete portare o ottenervelo senza problemi. Quindi ringrazio Martina che ci aiuta.